mani degli sportivi, mani dei musicisti, mani di persone che usano le mani nel loro lavoro di tutti i giorni. Sono sempre mani, sono l'organo del nostro corpo maggiormente esposto ad eventi di tipo traumatico che facilmente possono andare incontro a tutta una serie di patologie, sia di tipo infiammatorio sia di tipo traumatico. È importante riconoscerle, è importante trattarle in maniera corretta, in un percorso che sia integrato e che parta da una corretta diagnosi, a un corretto trattamento e a un corretto protocollo riabilitativo, che ha un doppio scopo: da una parte quello di permettere all'atleta, in questo caso perché stiamo parlando particolarmente di atleti professionisti, ma anche a tutti i pazienti normali, di recuperare la funzione nel tempi più veloci possibili e nel miglior modo possibile. Il consiglio che mi sento di darvi è di avere fiducia nel proprio medico, condividere il problema. Ognuno di noi ha diverse esigenze, sia che sia uno sportivo, che sia uno sportivo amatoriale, uno sportivo professionista. È importante parlare delle proprie esigenze, condividere il problema, e credo che sia la cosa più importante per ottenere un buon risultato.